faccia. Bene, questa è la dimostrazione, dicevo, che quando facciamo il nostro dovere non c'è l'antipolitica. E noi oggi siamo la dimostrazione lampante che finalmente voltiamo pagina con ciò che è stato, dicevo, col peggior governo degli ultimi 50 anni, anzi della storia della regione siciliana. Un governo figlio del trasformismo, figlio del ribaltone, un governo figlio del tradimento, che grazie alla complicità del PD e dell'UDC, che adesso vorrebbero rifarsi una virginità, vorrebbe dare a bere ai siciliani come se fossero degli stupidi, che uscendo fuori dal governo 3 mesi fa si possono presentarsi come coloro i quali vogliono risolvere i problemi di cui sono stati la causa. Perché se non ci fosse stato il comportamento da traditori nei confronti del loro stesso elettorato, oggi da ben 3 anni avremmo un nuovo governo con un nuovo presidente e con molti, molti meno problemi. E invece, per conservare la poltrona, per conservare lo stipendio, perché non dobbiamo dire, gliel'ho detto 1000 volte in aula, gliel'ho gridato 1000 volte in aula, per conservare lo stipendio dei loro parlamentari, il PD e l'UDC ha mantenuto in piedi Lombardo per 3 anni. Potevamo andare a votare 3 anni fa e non l'hanno voluto fare, e le conseguenze sono state gravi. Le conseguenze sono state gravi nel campo dell'economia, le conseguenze sono state gravi nel campo della sanità, le conseguenze sono state gravi nel campo della formazione professionale, le conseguenze sono state gravi nel campo dei rifiuti, le conseguenze sono state gravi nel campo della spesa dei fondi europei, le conseguenze sono state gravi nel campo della organizzazione della stessa macchina amministrativa della regione. Abbiamo assistito all'incedere da folli di un presidente che, anziché pensare a governare, motivo per cui era stato eletto dai siciliani, ha pensato ad occupare tutto ciò che c'era da occupare, e non per mettere milioni, non per mettere gente competente, perché avesse usato lo spoil system Mello, è un fatto che in democrazia è accettabile e accettato, ma ha lottizzato e occupato per sistemare i trombati delle elezioni, i trombati delle sue liste, cose che neanche ai tempi del peggior consociativismo della DC e del PSI avevano fatto e neppure pensavano di fare. Dopodiché abbiamo da sistemare il settore dei rifiuti, ma per il settore dei rifiuti bisogna fare quello che non ha voluto fare il signor Lombardo quando gliel'ho detto io a maggio del 2008. Intanto il servizio ritorni ai comuni, il servizio di raccolta ritorni ai comuni, che sanno come farlo fare funzionare. Ovviamente la discarica e lo smaltimento deve essere comprensoriale, ma il servizio di raccolta deve tornare ai comuni. Ogni comune sarà responsabile di fronte ai propri concittadini del servizio che svolge. Quindi noi l'agenda l'abbiamo, come dire, già tracciata. È un'agenda delle cose che dobbiamo fare, che già è tutta scritta ed è il risultato delle situazioni fallimentari di questi 4 anni e mezzo. Non voglio dilungarmi oltre per dire tutto ciò che negli altri settori non funzionava, perché non ce n'è uno che non ha distrutto, non c'è un settore solo che non ha distrutto. Non voglio dilungarmi oltre, ma voglio solo dirvi che abbiamo il presidente giusto per fare questo, e ci sarà un governo dei migliori, i migliori, per portare avanti la rinascita di questa terra che è bellissima, che è stata mortificata, ma che rinascerà più bella di prima. A voi Nello Musumeci. Vi assicuro che non era
Vi assicuro che non era nel conto, assolutamente. Io da un pezzo ormai mi ero rassegnato a fare il bracciante della politica, mi ero rassegnato a vivere nella mia dimensione, ecco, perché c'è stato un tempo in cui ho fatto il generale e c'è stato un tempo nel quale ho saputo fare anche il soldato semplice. In politica non bisogna mai stare a saltare da un cavallo all'altro, bisogna saper cogliere gli umori della gente, bisogna sapere accettare le sfide e bisogna sentirsi protagonisti qualunque sia il ruolo istituzionale. Ecco, sono stato educato a questa scuola, alla scuola di maestri che hanno fatto scuola anche a Santi e ad altri della nostra stessa generazione. E invece è arrivata la chiamata alle armi. Ecco, senza essere messo in conto, devi correre a Palermo perché sarai tu a guidare il centrodestra in questa difficile sfida. Vi assicuro che per un attimo ci ho pensato, perché è facile fare il candidato presidente della regione quando le prospettive sono rose, quando le casse sono piene di soldi, quando non ci sono disoccupati in giro, quando la congiuntura internazionale è favorevole, quando non c'è tensione sociale, quando le imprese lavorano e producono, quando i valori della famiglia diventano centrali di ogni politica. E invece in questo momento la Sicilia vive la stagione più difficile della sua vita, del suo lungo dopoguerra, una stagione difficile in una crisi drammatica, ed io sono convinto che oggi fare il presidente della regione significhi davvero compiere un'impresa ardua. Ho preso qualche ora di tempo, ne ho parlato ai miei figli, ne ho parlato in famiglia, ho messo tutto nel conto, tutto, e ho detto partiamo. Perché gli amici più vicini mi chiedevano: ma chi te lo fa fare? Ma fai il deputato, avrai meno controlli, sentirai di meno il fiato della gente sulla nuca. Chi te lo fa fare? Ecco, chi te lo fa fare? Me lo fa fare un atto d'amore. Questa è una Sicilia malata di carestia d'amore dei suoi governanti. Io vorrei compiere un atto d'amore per la mia terra. Me lo fa fare un atto di passione, passione vera. Me lo fa fare una chiamata che, se non avesse una conseguente positiva risposta, potrebbe anche diventare una diserzione. È facile fare il candidato in tempi di vacche grasse, è difficile farlo in tempi di vacche magre, ma se tutti scappiamo, se tutti facciamo i disertori, se tutti rinunciamo alla trincea, se tutti facciamo finta di non aver visto, se tutti facciamo finta di non aver capito, se tutti facciamo finta di non aver compreso, se tutti facciamo finta di non esserci, ma quale Sicilia dobbiamo consegnare domani e dopodomani ai nostri figli e ai nostri nipoti? Quale? Ci maledirebbero se noi fossimo ancora disertori. Ecco che cosa me lo fa fare. Me lo fa fare un alto e profondo senso di responsabilità, sapendo, cari amici, che questa è una stagione e una strada tutta in salita. La crisi è gravissima perché è una crisi mondiale, ma lo diceva l'onorevole Formica, in Sicilia è diventata drammatica per gli ultimi anni di governo che hanno capovolto le regole della democrazia. Chi ha vinto è stato costretto a stare all'opposizione, chi aveva perso, cioè la sinistra, cioè la maggioranza di Bersani e di Fini e di Casini, è stata al governo con Lombardo in una condizione di assoluta, disarmante precarietà, se è vero che si è proceduto ad un sistematico sistema di lottizzazione, di bramosia del potere, di clientela come mai la regione siciliana aveva conosciuto nel passato, proprio per mano di quella sinistra che oggi ha il coraggio di mandare in giro i propri candidati a chiedere un voto in alternativa al centrodestra
perché i responsabili saremmo noi. E mentre loro ancora stanno dividendo le ultime molliche di una pagnotta residua che hanno lottizzato fino all'inverosimile, facendo dimenticare gli errori che il centrodestra, sì, il centrodestra, aveva commesso negli anni passati, con una leggerezza, se mi consentite, che ha determinato poi quel calo di tensione che tutti invece avremmo voluto fosse rimasto alto. Perché qui nessuno si può tirare indietro. E lo dico io, caro Santi, lo dico io che non ho mai governato la regione, lo dico io che non sono mai stato deputato regionale. La responsabilità è di tutti, non si esclude nessuno, di tutto lo schieramento politico. Chi più chi meno, tutta la politica ha sottovalutato la difficoltà del momento. E assieme alla società politica io chiamo in responsabilità anche la società cosiddetta civile, cioè quella che non appartiene alla società politica. Perché se la società civile, invece di assumere un atteggiamento subordinato rispetto alla società politica, avesse fatto sentire la propria azione, la propria denuncia, la propria incalzante presenza, se la società civile non avesse eletto alcuni uomini, alcuni personaggi, se la società civile avesse assunto consapevolezza del proprio ruolo, se la società civile avesse preso a calci qualche uomo politico da strapazzo che ha utilizzato la propria carica soltanto per rivendicare interessi personali, beh, oggi forse la politica avrebbe un grado di credibilità maggiore rispetto a quella nella quale si trova.